Per la prima volta nella provincia di Pesaro e Urbino sarà assegnato un titolo internazionale di pugilato femminile. Domenica 21 luglio nella pista polivalente di Piazza Rossini a Bottega di Vallefoglia si sfideranno Nadia Flali e la marocchina Majoun Bobtil per il titolo mediterraneo WBC, un grande evento all'orizzonte per la città di Vallefoglia, accolto con grande entusiasmo dal sindaco Palmiro Chielli. Un evento molto importante, internazionale, femminile, che è la prima volta che capita nelle Marche e anche nel centro Italia, nel nostro paese. Per noi è anche un ritorno agli anni 70, quando qui era forte la passione per il pugilato. E poi ci dà anche questa dimensione internazionale sulla quale noi stiamo lavorando sempre di più. Prima volta nella nostra provincia, quindi un evento di per sé molto, molto importante. Lo sport per il territorio è importante, sono tante le discipline sportive radicate e anche il luogo scelto è un luogo importante, la frazione di Bottega, la pista polivalente dove si è sempre praticato sport di tutti i tipi, dalla pallavolo, il calcetto eccetera. Non più di qualche settimana fa eravamo lì con le giovani promesse, il ciclismo, una gara insomma a livello nazionale che ha riscosso un discreto successo. Domenica saliranno sul ring due atlete con ottime prospettive che assicurano un incontro spettacolare e di alto livello. Dal punto di vista tecnico abbiamo due atlete di altissimo livello, una breve descrizione? Ma io veramente sono sincero, le ho viste combattere su internet, no? Entrambe. Sono pugili, una specialmente, la ragazza che abbiamo sentito prima, in Nadia Flai, che ha buone prospettive insomma, per fare. No, oltretutto di origine anche lei marocchina, però marchigiana. E quindi sono ragazze combattive insomma, che dovrebbero portare un incontro di una certa validità tecnica anche spettacolare. Una grande serata di sport a Vallefoglia che inizierà alle ore 20 con 6 match non professionistici. Seguiranno poi due incontri, uno maschile e uno femminile. Al termine la grande sfida per la corona del Mediterraneo tra le due campionesse. Si tratta di una giornata importante, difficile da organizzare e che ha richiesto il massimo impegno. C'è anche un discorso finanziario che è abbastanza importante perché, come per esempio, le 15 camere negli incontri che abbiamo fatto l'altra volta, di camere d'hotel ne avevamo due, questa volta sono 15 perché i giudici sono internazionali, supervisor spagnolo, poi i vari team, no, che ci sono al seguito delle due pugili professionisti e anche degli altri, perché anche l'altro pugile non è locale, sono sempre pugili di fuori. Però io ormai sono diversi decenni che organizzo manifestazioni sportive e so che quando si fa una cosa le difficoltà ci sono, quindi bisogna cercare di superarle.